L'Istituto Siciliano di Studi Ebraici di Palermo presenta un percorso dedicato alla presenza ebraica in città nel corso dei secoli e fino ai giorni nostri. Alcune delle tappe del percorso verranno illustrate dai volti dell'Istituto Siciliano di Studi Ebraici di Palermo. Le targhe toponomastiche trilingue segnano i confini e le strade dell'antico quartiere ebraico, nato intorno all'anno 1000 e smantellato nel 1492, anche se le fonti ci indicano una presenza ebraica nella città di Palermo risalente addirittura al VI secolo d.C. Siamo nell'area sinagogale dell'antico quartiere ebraico. Durante la dominazione araba, la zona era definita Arat al-Yahud, quartiere degli ebrei. E la sinagoga che qui sorgeva era posta al centro del quartiere, alle spalle dell'ospedale ebraico. La zona era il fulcro delle botteghe e della vita ebraica della Palermo cosmopolita dell'epoca. Stiamo entrando nell'oratorio della Madonna del Sabato, antico refettorio della chiesa di San Nicolò da Tolentino. Nel 2017 l'arcivescovo Corrado Lorefice l'ha messa a nostra disposizione per poter fare la nostra sinagoga. Notizia che ha fatto il giro del mondo. I lavori non sono ancora cominciati, la raccolta dei fondi non è completata, ma speriamo bene. In via Giardinaccio, un tempo conosciuta come la via dei Siggiari, si scorgono ancora oggi degli artigiani capaci appunto di restaurare o costruire le sedie di paglia. Questo mestiere è chiaramente un retaggio di una di quelle attività svolte dagli ebrei che vivevano in questa zona. Ci troviamo nel bellissimo archivio storico comunale di Palermo, dove sono custoditi tantissimi documenti che riguardano la vita degli ebrei che durante il Medioevo furono in Sicilia fino al 1492. Questi documenti sono molto importanti perché ci raccontano della vita sociale, economica e religiosa degli ebrei. Tra i documenti più importanti troviamo il documento originale scritto in lingua siciliana dell'editto di espulsione, l'editto di Granada, del 1492. Questa è la lapide funeraria quadrilingue di Anna. Siamo nella Palermo normanna del 1149 e l'iscrizione in caratteri latino, greco, arabo ed ebraico è considerata il simbolo di una comunità fondata sulla condivisione e sull'incontro di identità molteplici. Ancora oggi, il grande interesse per lo studio della lingua e della cultura ebraica a Palermo è un'esperienza di studio e di confronto che raccoglie tantissime persone. Il restaurato edificio una volta fu mare, poi triste palude, quindi orto e tempietto. Col passare degli anni da sinagoga divenne piccola cappella. Già nel 1094, più o meno insomma, in epoca araba, questa era la zona. Qui sorgeva la sinagoga di Palermo ed era il cuore del quartiere ebraico della città, a ridosso delle anse del fiume Chemonia, quindi fuori dalla città, luogo di botteghe di grandi maestranze. La comunità ebraica di Palermo, all'epoca di quella città cosmopolita, della città cosmopolita di Federico II, era esperta in tanti lavori, ma le maestranze essenzialmente nel lavoro della seta e nella tintura della seta, tanto da avere, dal re Ruggero ebbero il monopolio della lavorazione. Ci piace pensare che il famoso mantello di re Ruggero, che adesso sta nella Schatzkammer dell'Hofburg a Vienna, sia stato fatto anche con la partecipazione delle maestranze ebraiche dell'epoca.
A monte dell'antico quartiere ebraico sorge il Palazzo Marchesi. Fu costruito subito dopo la cacciata degli ebrei e per un breve periodo fu sede del Tribunale dell'Inquisizione. Qui c'è un ipogeo attraversato dalle acque di falda del vicino torrente Chemonia. Si pensa che sia un bagno rituale ebraico. Alle mie spalle Palazzo Chiaramonte Steri, sede del Tribunale dell'Inquisizione dal 1604 al 1782 e oggi sede del Rettorato dell'Università di Palermo. Nelle sue celle, i discendenti degli ebrei siciliani accusati di essere neofiti giudaizzanti attesero di essere portati al rogo al suono della campana. Davanti a queste celle, dopo più di 500 anni, abbiamo portato le luci di una canocchia a dissolvere le tenebre dell'incomprensione. Il Giardino dei Giusti è uno dei giardini pubblici di Palermo, tornato al suo splendore alla soglia degli anni 2000. È un giardino che si affaccia sulla via Alloro, una via il cui nome è preso da un albero che fino al Settecento era presente in questi giardini, che hanno carattere estremamente produttivo e ornamentale. Sono cinte di mura all'interno dei cortili stessi, negli insediamenti urbanistici della città. È pur vero che oggi invece questo giardino è dedicato a tutti coloro i quali, i giusti appunto, hanno salvato ebrei perseguitati dal nazismo. E fra gli ebrei di passaggio a Palermo è bello ricordare Giuseppe Levi, il grande scienziato che all'Università di Palermo ha insegnato dal 1914 al 1919. E in questa casa, il 14 luglio 1916, è nata sua figlia Natalia, che tutti conosciamo dal nome di suo marito, Leone Ginzburg, la grande Natalia Ginzburg, che appunto, come ricorda anche qua l'iscrizione, scrive la sua prima poesia bambina, Palermino, Palermino, sei più bella di Torino, e rimane, evidentemente rimane la città anche nella sua vita e lascia un abbraccio.